L'omicidio suicidio di San Giustino, una tragedia che conoscerà il suo epilogo nel fine settimana. Quelle di domani e domenica saranno infatti le giornate dell'ultimo saluto in sedi fisiche separate ad Alexandra Buffetti e a Cristian Rigucci, le vittime dell'omicidio suicidio di San Giustino. Ieri la Procura della Repubblica di Perugia ha concesso il nulla osta che ha riconsegnato ai familiari la salma del 26enne di San Sepolcro, uccisa con 3 colpi di pistola nel suo appartamento di Via Grazia dell'Edda. Nel pomeriggio di ieri la bara chiusa con le spoglie di Alexandra è rimasta nell'obitorio dell'ospedale Tifernate ed oggi tornerà a San Sepolcro per essere esposta presso l'auditorium di Santa Chiara, a disposizione di chi vorrà fare una visita oppure sostare in veglia laica. Domani mattina una breve cerimonia a ricordo di lei e poi la partenza per Arezzo, dove si procederà con la cremazione nel rispetto di quelle che erano le precise volontà di Alexandra. Domenica l'estremo saluto a Cristian Rigucci. Il rito funebre si terrà alle 14:30 nella chiesa di Celalba, la frazione di San Giustino, in cui risiedeva con la madre, dopo che 3 anni fa era prematuramente venuto a mancare il padre.